Ciao ragazze! Ciao ragazzi! Eccoci qua, nuovo video! Yeah! Con la mia sorellina, io sono Carita Dolce, lei è Nenzia Mara. E questo è il nostro secondo canale YouTube. Mi raccomando, iscrivetevi se ancora non siete iscritti. Questo è like! Questo è like, iscrivetevi! Click! Hai visto come sono diventata professional con YouTube? Lo faccio, wow, una bella percentuale, la percentuale. È imparato anche la pronuncia di YouTube. Like. Comunque siamo state ragazze al Penny Market, che voi ci avete tanto richiesto, mi mandavate messaggini nei commenti, per andare al Penny Market. Abbiamo fatto una bella spesa, abbiamo trovato tanti bei prodotti, è proprio un bel discount, si risparmia, sì, molto, si risparmia tantissimo. Noi l'abbiamo trovato al centro commerciale di Napoli, perché è di Napoli, ma comunque c'è in tutta Italia. Vi facciamo vedere cosa abbiamo comprato. Una cosa che non c'entra niente con il mangiare, ma è troppo bella di farmi vedere. Però c'è un sacco di cose per la casa, sì, a poco prezzo. Allora, questo è fantastico, ragazzi, ed è un vassoio per quelle cose che servono, che si poggia sul letto e ci fai colazione. E l'ho pagato pochissimo, cioè è una roba, adesso ricordo, ma comunque veramente era anche poco. E quindi ho detto no, lo devo comprare, quindi è super shabby e bellissimo. Allora, abbiamo comprato questi qua, che sono i cetrioli, lo so che è strano a farli vedere, però è una cosa strana, perché questi cetrioli, se vi ricordate in qualche vlog dell'estate, io li avevo trovati in Puglia e avevo detto non l'ho mai trovati a Napoli, sono curiosa di assaggiarli. Guarda, io dicevo sempre, io non li trovo a Napoli, sono buoni, sono più buoni dei cetrioli normali, sono piccolini, strani. Sono molto molto più saporiti e succosi, guarda, sono buonissimi, ragazze, provateli all'insalata, con il limone, sono veramente buoni. Che? Ah. Si rompeva il naso. Comunque i cetrioli sono molto drenanti e dal limone. Poi ho comprato le uova bio naturelle, bio, che si vendono un po' anche in tutti i supermercati, sì, sì. E costano veramente poco, sono molto grandi e molto buone. Poi c'è questa bustona, ragazze, per le marche, ci sono tutti i cosmetici dentro, quindi... Ah, è bravo, quindi non li facciamo vedere, no. Ma ve li farò vedere, perché li devo provare, quindi li proverò e li farò. Sì, sì, non fa di molto, farò un video specifico sul mio primo canale, quindi su tutti i cosmetici. Però fai vedere quello là per i panni che avevo comprato. Eccolo qua, l'ammorbidente per i panni, 100% biodegradabile, di origine vegetale. L'ho preso perché voi spesso mi chiedete anche consigli sui detersivi per la casa, quindi ho detto è vegetale, costava pochissimo, lo prendo come ammorbidente. Prima la posso dire che ha un buon profumo. Poi devi provarlo, se l'ho provato, una volta ed è, cioè, mi sono trovata bene, si ammorbidisce, però insomma, ma erano ammorbidenti, come si fa la recensione? I vostri panni saranno morbidi. Devono essere morbidi, per mettere sul viso deve morbidi e soffici, ok. Comunque, mi dispiace che non c'era anche il detersivo, se no l'avrei comprato. Poi ho preso questo qua, questo l'ha provato Nancy, è vero? Formato. Ah sì sì, questo è tipo il qua, tipo il Lidl. Sì, che è quello che sembra Lidl, di cui vi ho fatto alcune ricettine. La Cheesecake Light. La Cheesecake Light, Nancy, sei bravissima, super preparata. Yeah, yeah. Questo è buono perché praticamente è super light, infatti ha pochissimi grassi, quindi ve lo straconsiglio anche, diciamo, come secondo. Poi io ci faccio anche ricette, tanto mai. Anche nella pasta. Poi abbiamo comprato un paccone di noci fresche. Buone, che ora adoro le noci, yeah, ma molto bene. Allora, pure così, da sole. Vabbè, certo. Comunque, poi questi qua sempre la trovi sempre Nancy, sono i, sì, fiocchi, sì, di latte che a lei piacciono tanto. Come li mangi? Sono fiocchi di latte con olio, sale, pepe e limone. E questi sono 0,9% di grassi, quindi sì, pochissimi. Sì. Io li mangio a volte anche come merenda di pomeriggio, tipo se ho voglia di salato, li spacco sulle gallette, sono buonissimi veramente, quindi ve li straconsiglio. Poi abbiamo comprato la pasta, le penne rigate, sia quelle bianche che sono bio, che quelle integrali. Esatto. Noi mangiamo sia quello che quello. Esatto. Quelle integrali ovviamente sono all'indice glicemico più basso, quindi sapete, aiutano a mantenere la pancia bianca. C'è un sacco di tipi, spaghetti, via, sì, dicendo. Vari formati, quindi poi potete spaziare voi. Poi abbiamo comprato pure queste, le famose ciotoline delle maschere viso. Le famose ciotoline guardate a forma di gelato. Ce l'ho qua nella castanza cosmeticosa, finalmente le ho trovate, perché tutte quante nei video delle mie ricette eccetera, ma dove le trovi? Dove le trovi? A Penny Market, tipo un euro, pochissimo, e sono troppo troppo. Ah, appunto, a proposito di pasta, pure gli spaghetti abbiamo preso, sempre biologici. Sempre biologici. Ci è piaciuto molto, e poi ricorda come sono belle
dico per le ricettine cosmetiche, ma anche per mangiarci dentro tipo lo yogurt, il gelato, sono belle grandi e caliente. Poi abbiamo preso questa palla. Tante cose per la casa c'era. Sì, questa è la padella per farsi le castagne, che tu sai che io adoro le castagne. Sì, che è autunno, sì. Buone le castagne. Sul fuoco belle case, ovviamente ho comprato anche le castagne. Poi ho preso il plum cake, troppo, cioè il plum cake, la teglia per fare il plum cake. Guardate come là c'è sto bel disegnino. Beh. Per fare il nostro plum cake con la cioccolatosa di cui vi abbiamo fatto la ricetta. Poi abbiamo comprato sto coso che non so cosa sia. Questo allora è uno spargi tipo cremine, cose. Sì. Quindi per le decorazioni oppure per spalmarlo, comunque per il cioccolato. Amo cucinare, è una cosa utile. Per te che ami solo mangiare, no. E questo qua è una frusta, anche questa sono tre cose un po' sciampa. Semplici, carine. Questa è per mixare, frullare a mano. Poi pure i cucchiaini ha preso perché sono bianchi. E sono sciabestini. Ma bianco non è sciabestino. No, sono bianco perla. Sì, guarda, per fare le ricettine. Sono bianco perla. Sono bellissimi. Non so come, cioè sono... Proprio belli per questo, perché così, vedi, non ti sporchi le mani, no, devo fare questo. Comunque, ci è piaciuta tantissimo questo discount per i market e poi l'introduzione di questi prodotti bio. C'erano varie cose bio. E diteci voi nel penny market delle vostre regioni se ci sono altre cose bio, magari sì, esatto. Non abbiamo trovate molto. Magari fateci sapere nei commenti anche se vi piace questo supermercato, voi cosa comprate, altri supermercati. Diteci tanti altri supermercati, noi andiamo sempre in missione per voi a fare spesa per voi. Molto spesso ci cacciano, devo dire, molto spesso ci cacciano perché dicono che nel penny market non si possono fare foto e video. Neanche le foto, figuriamoci il video, se vedessero questo video. Infatti se vedete il vlog che abbiamo fatto ve ne accorgete che abbiamo avuto questo imprevisto che ci hanno siamo rimasti a questa cosa, sì, un po' dispiaciute perché comunque noi facciamo questi video esclusivamente per promuovere questi supermercati, discount. E prodotti biologici, quindi ovviamente i nostri video sono semplicemente a fin di bene, ci dispiace che insomma ci cacciano dai supermercati. Noi vi mandiamo un bacio grande, speriamo che questo video vi abbia fatto sorridere e vi sia stato utile. Pollice in su se vi piace. Buona spesa! Wow. Ciao!